Benvenuti in questo nuovo video su Hytale e oggi andremo a parlare dei server. Prima di cominciare ti ricordo quindi di iscriverti al canale per stare sempre aggiornato su Hytale. Lascia anche un bel mi piace, mi raccomando, per supportarmi non ti costa nulla. Dimmi anche nei commenti la tua e condividi per far scoprire questo fantastico gioco ai tuoi amici. Iniziamo subito, parliamo dei server, siamo nel sito di Hytale. E innanzitutto ci sono, vabbè, tre modalità, tra cui anche i minigiochi. Praticamente noi abbiamo diversi minigiochi e qua notiamo che ci sono già alcuni minigiochi, tra cui in teoria abbiamo questo simbolo delle isole, quindi dovremo conquistare, mi sa, delle isole. Avremo anche quello di distruggere il letto avversario, poi in teoria anche le costruzioni. E c'è anche questo simbolo con quattro colori, quindi forse ci sono quattro team diversi e l'obiettivo mi sa che è di prendere qualcosa. Poi abbiamo anche un altro con, sembrano delle sfere, forse dovremo combattere. E poi ci sono anche i simboli con delle spade, ovvero in teoria il combattimento. Quindi qua abbiamo già una panoramica dei minigiochi che si potranno in teoria fare nei server di Hytale. Quindi, praticamente, come funziona il server? Innanzitutto si può avere un multiplayer equo e divertente. Ci sono anche degli strumenti per i creatori per creare minigiochi. Il gioco praticamente è stato progettato per le prestazioni massime su una ampia gamma di PC. Quindi uno può creare praticamente i propri minigiochi come vuole. Innanzitutto ci saranno qua in teoria una vasta gamma di server ufficiali Hytale. Ovviamente i giocatori potranno anche creare i propri server. Ci saranno anche proprio degli strumenti per creare, ad esempio, degli oggetti. Qui potremo creare anche quello che vogliamo. Abbiamo questi strumenti, quindi abbiamo tanta scelta. Potremmo anche in teoria creare proprio i vari oggetti. Ci sono anche dei modelli di modellazione e animazioni e quindi potremmo creare tante cose. Quindi per quanto riguarda i server in teoria avremo una vastissima scelta e chi vuole può creare proprio i propri server e creare anche i minigiochi. Quindi immaginate che ci saranno tanti server diversi con anche tanti minigiochi, quindi abbiamo tanta scelta. Gli operatori del server praticamente potranno personalizzare ogni aspetto del gioco, quindi le meccaniche, l'ambiente, e quando ci connetteremo su un server Hytale scaricherà in automatico tutto il contenuto necessario per giocare, quindi una cosa molto importante. E non dovremo andare a cercare da altre parti, ad esempio, tutte le cose per giocare in quel server, ma basta che in teoria mettiamo il codice o il nome del server, giochiamo e ci scaricherà in automatico tutto. Abbiamo anche un esempio. Ci sarà anche un'interfaccia dove ci mostreranno tutti i vari server. Qui abbiamo anche qui un esempio. Praticamente abbiamo tutta una lista di server. Ad esempio questo qua, potremmo creare un'immagine. Avremo i giocatori disponibili, poi avremo anche la qualità del segnale, potremo visitare ad esempio il sito, oppure condividere o copiare il codice praticamente, potremo anche connetterci al server, quindi immaginate questa schermata con tutti i vari server e noi decidiamo per esempio in quale server andare, c'è anche una descrizione e immagini. Praticamente quindi potremo mettere le nostre immagini e abbiamo anche le ultime notizie del server, quindi potremo anche restare aggiornati sulle novità di quel server, quindi una cosa molto interessante. Potremo anche giocare con i nostri amici, praticamente ci sarà un elenco del gioco che ci permetterà di accedere direttamente al server in cui stanno giocando i nostri amici, quindi potremmo connetterci facilmente a un server in cui sta giocando il nostro amico. Potremmo anche creare, ad esempio, un server nostro. Quindi il multiplayer di Hytale sembra ben fatto. Aspettiamoci più novità quando uscirà. Comunque, questo video finisce qua. Spero che sia piaciuto. Mi raccomando, iscriviti al canale per stare sempre aggiornato su Hytale. Lascia anche un bel mi piace per supportarmi, commenta e condividi. Noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao ragazzuoli!